Buonasera a tutti, sono Sidney Sibilia, il regista di Oggi Gira Così, quel corto che avete appena visto, oppure insomma che state per vedere. Ci dispiace moltissimo non poter essere lì da voi, ma purtroppo siamo già al lavoro ad un altro progetto. Siamo centrati in un altro progetto, anche abbastanza all'improvviso, quindi siamo qui a lavorare giorno e notte in un ufficio. Tra l'altro a morire di caldo. Il climatizzatore si è rotto, non sapete serie di sfortune. Quanto vi invidio a voi lì al festival, alla manifestazione, al fresco, la completezza, la chiusura. Noi vi ringraziamo, grazie di tutto. Un in bocca al lupo e agli altri partecipanti, ragazzi, che venga il migliore. Grazie, un saluto un abbraccio a tutti, grazie, ciao. Spento? Sì. Vabbè, dai, basta, togliete bene, pure tranquilli. Tocca dare una mancia ai ragazzi, sì. E gliela do io subito, però andiamo un attimo a prendere una cosa al bar. Aveva salutato simpaticamente così il pubblico del Villamare Film Festival il regista di Salerno Sidney Sibilia per essere presente in qualche modo alla proiezione del suo corto Oggi Gira Così, arrivato in finale nell'edizione 2010 della Kermesse. E il Villamare Film Festival gli ha portato fortuna se oggi, dopo tutti i successi ottenuti dai suoi corti e una carriera partita da giovanissimo già con il botto, è riuscito ad incassare oltre 3 milioni di euro grazie al suo primo lungometraggio Smetto quando voglio, è entrato direttamente al quarto posto del box office italiano e è rimasto nella top 10 per ben 5 settimane. Sono accusato di produzione e spaccio di stupefacenti, sequestro di persona e tentato omicidio. Mi chiamo Pietro Zilli e sono un ricercatore universitario. Alzate mani! Oh, che cazzo fai? Portaci al deposito farmaci, forza, ci serve tutto quello che c'hai. Professor Zini? Professor Zini, neurobiologia, ho fatto l'esame 4 mesi fa. Voi siete le migliori menti in circolazione e vivete ai margini della società. Siete due latinisti di fama internazionale, fate i benzinai di notte per un cingalese che vi paga a nero. Le combinazioni sono 52, fattoriale diviso 52. Che cazzo stai a dire? Tu ti occupi di statistica inferenziale, ti occupi di variabile aleatoria. È una scusa per un pagacca schimale. È una lapide commemorativa di Teodosio il Grande, non puoi andarci di martello pneumatico. La coltellata gli è andata bella precisa qua, si sono scannati per eredità, c'è stata un'aspra diatriba legale per la divisione 3. No, hai detto un'aspra diatriba legale. E io sono stato chiaro, non assumo laureati. Sì, ma guardi, è un errore di gioventù del quale sono profondamente consapevole. Io qui fra massimo 6 mesi divento cameriere, mance, un giorno libero a settimana e 700 euro al mese. Io te li faccio guadagnare in mezz'ora. Noi metteremo sul mercato una nuova droga e per la legge italiana è perfettamente legale. E volevo farti delle domande su quella sostanza che hai appena assunto. Ad esempio, questa pulsione erotica nei miei confronti che tu non riesci proprio a trattenere dipende secondo te da quello che hai preso o no? Ti piaccio proprio io. Mi raccomando ragazzi, dobbiamo mantenere lo stesso identico stile di vita di prima. È successo un mezzo casino, non ti arrabbiare, eh? Ho perso il controllo del coupé, che sul bagnato... Coupé? L'incontro fortunato di Sibilia con il grande produttore Domenico Procacci e la Fandango ha dato concretezza al film che con una campagna pubblicitaria puntata principalmente sul web e social network ha sorpreso tutti per i suoi risultati. Ma che c'hai in faccia? Ah no, niente, ma un cazzo. Perché hai un cazzo disegnato sulla faccia? Sembrava una cosa divertente. Sale piene e fila fuori nel Salernitano per riuscire a vedere l'opera prima di questo 33enne dalla battuta pronta e la testa piena di idee che ha saputo toccare le corde dei suoi tempi proponendo una storia attuale, in fondo drammatica, quella dei ricercatori che diventano ricercati, delle menti di questo paese costrette ad arrabattarsi per mancanza di opportunità, tagli e un sistema malfunzionante e dandole un ritmo da commedia, un taglio ironico ma sempre verosimile che sdrammatizza il consiglio di moda in questi tempi, inventati un lavoro con i professori universitari pronti a riciclarsi nel crimine. Tutto nasce da un articolo che leggo. Qui Netturbini con la laurea. Immaginare Roma, no, all'alba con due spazzini che parlano della critica della ragion pura sembrava un'immagine bellissima e struggente e da là siamo partiti. Un cast d'eccezione con tanti attori, Edoardo Leo, Pietro Sermonti, Valeria Solarino, molte citazioni di classici americani e italiani, ma uno stile indipendente completano l'opera. La banda, mi faceva ridere mettere su una banda come avrebbero messa su Brad Pitt e George Clooney, no? Cercando poi di inserire
tutti i film che ci piacevano, le serie americane che sono, di cui è intriso questo film, per la commedia all'italiana, quella degli anni 60, a arrivare a quella degli anni 80-90, che era quella che mi piaceva a me, che mi vedevo al cinema. Dopo la risata della gente, l'obiettivo finale. Sono stati assegnati lo scorso 11 marzo a Roma i Nastri d'Argento per la categoria cortometraggi. Si tratta del più antico premio cinematografico d'Europa, il secondo al mondo, conferito sin dal 1946 dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. A vincere è stata una vecchia conoscenza del Villamare Film Festival, il pugliese pluripremiato Pippo Mezzapesa, già autore dei delicati corti Zinanà e Come a Cassano, ha fatto ancora una volta centro con 70, un corto documentario girato per Repubblica.it che racconta l'Ilva di Taranto attraverso chi vive nel quartiere Tamburi, dove la fabbrica dei veleni è quotidianità nel bene e nel male. È una parte dove c'è la morte. Per me è così. Io, se avrei un posto per i miei figli nell'Ilva, non l'accetterei mai, perché sto mandando i miei figli nella morte. Rispettiamo le tre cose: salute, ambiente e lavoro. Le tre cose fondamentali sono quelle. Sì, basta. Sì. Ma purtroppo noi stiamo morendo e gli altri stanno mangiando. Miglior corto d'animazione, il risultato Animo Resistente di Simone Massi, uno dei principali autori di cortometraggi animati italiani. Ambientato nel 1944, racconta di una casa che si addormenta e prende a sognare. Sono arrivati da noi i tedeschi, i fascisti, ci siamo scontrati. Il titolo Animo Resistente ci sembra che rimandi direttamente all'autore e alla sua capacità di uscire dagli schemi. Massi infatti crea i suoi disegni a mano, su carta, con matite, carboncini, gessetti, pastelli, grafite e china, senza l'uso del computer. Quindi quando ho cominciato a far cinema d'animazione ho utilizzato diverse tecniche, perché diverse erano le storie che volevo raccontare. In rarissimi casi ho usato il colore, perché fondamentalmente le mie storie sono in bianco e nero. Nastro d'argento anche a Stefano Accorsi per il migliore esordio alla regia nel cortometraggio Io non ti conosco, una storia vera ispirata, gli ha detto, da un fioraio. Racconta dei risvolti inaspettati che può avere un semplice omaggio floreale alla propria moglie. Anche in occasione del prestigioso riconoscimento dei Nastri d'Argento, il Villamare Film Festival dunque ha dimostrato la propria capacità di saper individuare artisti e opere di qualità. Oltre al già citato Mezzapesa, a concorrere per il premio assegnato dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici, ci sono stati almeno altri due registi che hanno presentato le proprie opere al pubblico di Villamare. È il caso del già affermato Max Croci, che partecipò nel 2012 con Calm Down, un film brevissimo interpretato da Ambra Angiolini sulla fine di un amore, e che oggi con il suo nuovo corto La Fuga ha ottenuto il nastro per gli attori. Ed è il caso di Alessandro Grande, il cui corto Margherita è entrato nella cinquina finalista dei corti d'argento. L'opera, che racconta la prima volta di un borseggiatore invaghitosi della sua vittima, è stata proiettata all'ultima edizione del Villamare Film Festival. Ad intenditore, poche parole.